Ciao, sono Giorgia Paolini, è da circa un annetto che partecipo al progetto Ariel e mi sono avvicinata a questa realtà tramite un amico che mi ha fatto conoscere Francesco. Da allora ho iniziato a frequentare appunto i nostri incontri di prove. Inizialmente con un po' di diffidenza, come purtroppo nasce in questo ambiente, ahimè, portata anche dal fatto che comunque i meccanismi cinematografici e quant'altro, insomma, ti portano a pensare sempre che c'è del marcio dappertutto, quindi magari inizialmente non ero del tutto entusiasta, o meglio, ero più che altro curiosa. Però poi il carisma di Francesco, la partecipazione degli altri ragazzi, la sensibilità con cui svolge il suo lavoro ormai da tanto tempo, lottando contro molte peripezie, perché comunque non è facile trovare persone che lo fanno per una pura passione, che lo fanno per la voglia di rappresentare arte e che non lo fanno ahimè, solo sul denaro. È difficile, ti sconcerta, ti demoralizza, ma lui, diciamo, per quel che l'ho conosciuto io, per quel poco che lo conosco, ma per quel tanto che l'ho sentito e frequentato, ti dà un carisma, una potenza che riavviva e ha riavviato in me molte altre sensazioni che da un po' avevo lasciato un po' da parte, anche portata dal fatto che comunque non si concludeva niente, ma in realtà non si conclude niente un po' dappertutto. La conclusione di questo è che Ariel è un progetto bellissimo, ha delle enormi doti sia a livello artistico che culturale. Oltre a questo c'è un discorso di aiuto, di congregazione, di aiutarsi l'uno con l'altro, una piccola factory in cui una piccola grande factory che si sta allargando esponenzialmente e che aiuta tutti coloro che sono artisti e hanno voglia di fare, voglia di uscire fuori da questo regime monarchico che vede solo produttori e fornitori e non realizzazione di emozioni. Mi sono avvicinata, Sì. voglio continuare e vi promuovo, promuovo questa cosa perché voglio che tutti continuino e sposino questo progetto perché è veramente qualcosa che può cambiare a piccoli passi, a piccoli gesti, diciamo, l'atteggiamento che c'è nei confronti dell'arte, che l'arte ne ha veramente bisogno in questo momento. Ciao a tutti, mi chiamo Fabrizio Damiani, ho 22 anni e sono nato a Roma. E anche io da poco sono entrato nel progetto Ariel tramite una mia amica, agente Tiziana Deodato. All'inizio non sapevo cosa trattava esattamente il progetto Ariel, ma contattando Francesco Olivieri ho sentito in lui una passione e soprattutto un'ambizione nel creare questo progetto che potrebbe anche essere un progetto grande, ma a parte grande anche che avrebbe fatto uscire fuori la passione e l'amore che c'è fra tutti quelli che vi partecipano. In pratica io sono sempre stato del parere che in un ambiente difficile come questo, e specialmente in una situazione e in un tempo difficile come questo, ogni occasione va sempre sfruttata, qualunque sia, anche la cosa più piccola, anche la cosa più grande, qualunque cosa ti si presenta, devi sfruttarla, per il semplice motivo che ti crea esperienza, e più esperienza fai più diventi bravo, e più diventi bravo più il talento aumenta. Anche se all'inizio una cosa potrebbe essere, come dire, una cosa che non conosci o qualunque altra cosa, bisogna comunque avere la disponibilità, ecco, la disponibilità di continuare ad esserci ed essere presenti. Per il semplice motivo che non solo la disponibilità porta il rispetto verso gli altri, ma anche il rispetto verso se stessi. Perché come ho detto prima, più si fanno esperienze, più si colgono le occasioni e più si cresce. E in un ambiente come questo, crescere è fondamentale, è la cosa più importante di tutti. Questo progetto Ariel può essere un'occasione di queste, ecco, una di quelle occasioni da sfruttare. E quindi invito tutti quanti a partecipare a questo progetto. Qualunque, anche se voi fate altre cose, comunque se avete tempo, venite, venite, perché può essere
può essere utile non soltanto per voi, ma anche per noi, ma e soprattutto perché grazie al vostro aiuto potremo finalmente tirare fuori questo progetto, perché più siamo e meglio è. E io di questo ne sono convinto, assolutamente. Paolo, tutti e tre, vai. Well, here we are again.